Il mostro di Firenze in quale categoria può essere annoverato secondo lei? È interessantissimo il mostro di Firenze. Beh, innanzitutto è un mostro che è legato al fatto sessuale. C'è una grande perversione sessuale con utilizzo di feticci. Io, per esempio, non credo molto all'idea della setta occultistica. La setta occultistica che chiede ai compagni di merenda, che sono alla fin fine delle persone dal punto di vista psicologico semplici, gutturali, come mi piace definirla a me, di prendere parti del pube, il seno sinistro, per portarli a fare che? In realtà, anche dal punto di vista ritualistico, mi sono molto interessato di rituali occultistici, il pube e il seno sinistro a poco serve, eh? Serve molto di più il liquido, sessuale, serve molto di più il sangue. Cioè, questi sono dei feticci che poi, fra l'altro, il mostro di Firenze, e mi piace sottolineare che io non credo che sia Pacciani, non ritengo che sia Pacciani, né ritengo che c'entrino i compagni di merenda, né ritengo che c'entri il povero dottor Narducci oppure il povero farmacista, Quindi Calamandrei. un nome mai entrato nelle Un indagini? nome, o forse è entrato in quegli 81 nomi che sono La stati famosa selezionati, lista. la famosa lista, o forse no, o forse una persona totalmente estranea. D'altra parte questa lettura la fanno chi? I romanzieri. I romanzieri che si Perché sono... se colpi, i serial killer sappiamo che variano la posizione geografica nei loro Certo. delitti, perché sempre i dintorni di Ma Firenze? ci sono anche serial killer che amano colpire nell'area in cui vivono. Sono serial killer che hanno un altissimo livello di capacità di sfida. Quindi era, così a livello ipotetico, si può supporre che era un toscano? Uno che risiede in Toscana, non è detto che debba essere per forza un Sì, toscano. dico toscano Di di quell'area, poi residenza. l'area come la identifichiamo? L'area che arriva dal lago Trasimeno e che si porta, se vogliamo, fino a Firenze e ancora un po' più su di Firenze, su un'area abbastanza vasta. Ci sono molti paesi, ci sono città più grandi, c'è tutto un mondo lì. Una cosa è certa, la pistola è una. È Certo. stranissimo pure il fatto, di come è stato ritrovato il bossolo nell'orto di Pacciani. Sembra messo ad arte, no? È stranissimo il fatto che, Pacciani entri nell'indagine per una lettera anonima. Di cosa vogliamo parlare? C'è veramente come posso dire, un piano ben articolato per individuare dei soggetti deboli, fra virgolette, come i compagni di merenda, e per sfuggire poi. È un'altra modalità di sfida, è straordinaria questa. È un uomo intelligente, è un uomo perverso. Tanti hanno detto è un medico, un infermiere. No, no, guardate, l'escissione non è una grande, come posso dire, difficoltà. Chiunque di noi sappia maneggiare in maniera agevole un coltello per tagliare, mi si perdoni la battuta un pochettino brutta, la fiorentina, d'accordo, è in grado di fare quelle cose terribili. Se animato appunto da una perversione, rifacendosi a Krafft-Ebing, che l'ha studiata alla fine dell'Ottocento, ed una volontà di uccidere e una manipolazione di quel corpo come se fosse non umano, ma una sorta di manichino. Quindi a che categoria potrebbe appartenere come serial killer? Secondo me è Missionario? un missionario con uno sfondo di perversione, è un missionario perverso, ben organizzato, estremamente ben organizzato, che è poi è il più difficile Da prendere. da prendere, perché giustamente, essendo ben organizzato, sta molto molto attento a come si muove. Peraltro ha tutte le caratteristiche del serial killer classico, perché poi sfida, ma non sfida per essere scoperto. È un altro tipo, perché ecco, il ritorno alle classificazioni, no? Perché poi alla fine farli riscontrare nelle caselle è difficile. Ogni criminale è unico e questo criminale è interessantissimo. Avvengono tre episodi delittuali riferiti al mostro nella vicenda del mostro di Firenze, ossia due omicidi, due duplici omicidi nel 74 e nell'84, come lei ben sa, Sì? e poi ci torna nell'85 ad imbucare la lettera vicino a casa del magistrato Silvia Della Monica. Ecco, Certo. il Mugello. Riveste un ruolo fondamentale nella storia del mostro di Firenze. Ma assolutamente sì, anche perché poi tutti i mostri,
territoriali, chiamiamoli così, i serial killer che hanno agito all'interno di una zona ben definita, attribuiscono anche un valore simbolico ai territori, senza pensare all'esoterismo, ma anche noi stessi attribuiamo valori simbolici ai territori. Quindi quella è la sua zona, è il suo territorio. Lui lì agisce e fa tutto nell'estrema sicurezza, consapevole di non poter essere individuato, o forse, la lancio lì, consapevole che non lo devono individuare. Quindi il Bugello o ci abitava o ci aveva abitato. Sì, sicuramente, lo conosceva molto bene, o quantomeno lo frequentava in maniera sistematica. Anche, per esempio, un'altra forma di depistaggio che fa lui è il tralcio di vite all'interno della vagina di una delle vittime. Ah, è un rituale legato alla fertilità, alla donna e via discorrendo, ma assolutamente no. Poi, se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, allora ha ucciso sempre in notti di luna nera, cioè quando non c'è la luna. Ma perché è più facile, perché non ti vede, a parte che non è vero sempre, ma poi è molto più facile. Se mi devo avvicinare a una macchina dove ci sono delle persone che stanno intimamente, diciamo, consumando un rapporto, e non c'è la luce della luna, mi è molto più facile arrivare fino al finestrino e uccidere, piuttosto che muovere in una campagna illuminata da un plenilunio. Quindi anche lì è molto efficace. Io quindi non credo alle ritualità e non credo nemmeno ai coinvolgimenti di cosiddette sette occultistiche. Ecco, quindi, tornando a Pacciani, che recentemente abbiamo letto dai giornali che sia c'è un'indagine aperta per depistaggio per il bossolo rinvenuto, perché sembra che è stata fatta una perizia da parte del pubblico, del magistrato, che è un bossolo artefatto, almeno questo così sembrerebbe, così sembrerebbe, ma in ogni caso, anche se non fosse artefatto e fosse proprio il bossolo della biletta Carib 22 che ha ucciso le 16 vittime, beh, ma lo tenevo lì? È chiaro che è stato messo lì, almeno secondo la mia opinione. Certo. Quindi un altro tentativo di addossare a Pacciani. Altra cosa, Pacciani era addirittura soprannominato il Vampa. Era un soggetto che aveva una pulsionalità incontrollabile. Non ha giovato al povero Pacciani, dico il povero Pacciani, il fatto che avesse alle spalle una serie di reati piuttosto capaci di influenzare l'opinione pubblica e anche i magistrati, ma anche capaci di inquadrarlo come l'ipotetico assassino, l'ipotetico serial killer, agli occhi di chi? Agli occhi di chi lo ha individuato come vittima sacrificale per coprire invece le sue malefatte. Un mostro d'autore? Assolutamente sì. Poi abbiamo intelligentissimo. Un altro dato proprio pratico che ultimamente è venuto fuori, la non presenza di DNA nella tenda dell'ultimo delitto di Scopeti, quindi la non presenza del DNA di Pacciani, e vista l'azione cruenta, per il principio di Locar doveva lasciarlo, e non era certo un soggetto nelle capacità cognitive per non lasciarlo, perché ci fu una colluttazione. Ma certo, ci fu una colluttazione. Cercò di scappare una delle vittime, ma stiamo scherzando, doveva esserci il DNA. Poi lui rientra secondo la versione di Lotti, il testimone, lui rientra nella tenda, quindi è lì dentro, dice 10-15 minuti. Certo. Lì le cose sono due: o hanno fatto male i rilievi, ma non ci voglio credere, o li hanno fatti bene. Non c'è il DNA di Pacciani, e quindi a conferma di tutto quello che abbiamo detto noi, Pacciani non c'entrava. Certo. Perché quanto tempo ci si impiega, secondo lei, a compiere quelle oscenità fatte dal mostro? Parlo delle scissioni, della ricomposizione del corpo della donna, aprire la testa. Ci vuole qualche minuto. Poi dipende, diciamo, dalla capacità anche fisica del soggetto. Certo. Cioè, innanzitutto, per manipolare un corpo completamente inerte come il corpo di un soggetto morto, deve avere una forza piuttosto notevole. Non puoi essere gracile o via discorrendo. Ed è possibile che in 10 minuti, diciamo, ipotizziamo un 10-15 minuti, che sia stato dentro la tenda, non abbia rilasciato DNA? Assolutamente. Lui, se è stato nella tenda 10-15 minuti, come stiamo dicendo noi, doveva, per il principio di Locar, rilasciare del DNA. Anche perché le ha toccate, avevi i guanti, d'accordo, ma la saliva, un capello, una traccia sui corpi, doveva esserci, assolutamente. Secondo lei bisogna continuare ad indagare, perché comunque questo caso sta sempre più dimostrando che
Il vecchio impianto investigativo non regge. Io direi i vecchi impianti investigativi, no? Perché poi qui c'è una sorta di, c'è un filone centrale, poi cominciano ad inserirsi altri filoni, c'è una deviazione, si ritorna al filone centrale e via discorrendo. Sì, bisogna continuare ad indagare. Non so a questo punto se il mostro sia ancora vivo. Certo. Perché, insomma, il primo delitto è del 1968. Io ho 63 anni e nel 68 ero un bambino. Per cui dovrei pensare che perlomeno il mostro oggi se ne va verso i 75, se è molto giovane, ma molto molto giovane. Quella capacità denota un'età maggiore rispetto alla gioventù. Quindi potrebbe anche essere un tranquillo signore di 80 anni che se ne va in giro nei dintorni di Firenze e in qualche maniera ha piacere, gode del fatto che si parli del mostro di Firenze ancora in maniera così... diciamo evidente a livello criminologico, a livello giornalistico. Perché smette nell'85? Possono questi soggetti interrompere? Allora, in realtà no, è molto difficile che un soggetto possa smettere dopo che, fra virgolette, ci ha provato piacere, tanto e tanto piacere, dopo che sta ridendo in qualche maniera così tutte le forze dell'ordine. C'è solo un'ipotesi: che fossero arrivati talmente vicino a lui da metterlo nelle condizioni, siccome un uomo intelligente, di gestire la situazione e di interrompere. È solo quella, perché altrimenti se si sente sicuro, dopo il periodo di latenza, riscatta nuovamente l'azione del serial killer. Cosa ne pensa dell'ipotesi che questo personaggio era comunque vicino alle indagini, cioè o interinale o comunque collaterale agli investigatori? Penso che sia un'ipotesi molto plausibile. Era un personaggio, chiamiamolo così, che poteva avere delle informazioni sensibili e grazie a queste informazioni sensibili poteva poi via via modificare anche il suo comportamento. Quindi un serial killer molto particolare. Perché ci interessa tanto? Perché è un unicum, non è semplice, molto veramente è un mosaico di tante capacità criminali. Tornando al discorso generico dei serial killer italiani, appunto è un unicum, ma credo anche a livello mondiale, mi pare c'è solo un caso, quello del Costa Rica. Sì, quello del Costa Rica di cui parlavamo poi fuori onda, sì. Che somiglia in qualche maniera a coppiette appartate nelle macchine e via discorrendo. Beh, c'è anche un fattore... è rischioso fare quello che ha fatto il mostro di Firenze. Come mi dicevi prima tu nella domanda, no? Collocare tutto all'interno di uno spazio territoriale. Farlo con coppiette appartate in macchina, perché spazio territoriale, zone in cui si possono appartare le coppiette, cioè la polizia mica dorme, Se io vado ad analizzare uno spazio e vedo, posso vedere dove si possono appartare le coppiette, posso vedere le varie cose, posso mettere in essere un controllo del territorio capace di gestire quantomeno, non ti dico in maniera proprio adeguata, ma in maniera sufficiente la tutela dei cittadini. E quindi questo è un dato molto molto interessante. Quindi prima parlavamo anche... appunto del cinema, dell'influenza del cinema fondamentale. Beh, io penso che Harris con Il silenzio degli innocenti, con il romanzo Il silenzio degli innocenti, ha inaugurato la stagione del cinema dedicata ai serial killer, e forse questo è uno dei motivi per i quali poi in Italia cominciano ad esserci serial killer, per quella che si chiama la teoria mimetica. Siamo negli anni? Cominciamo negli anni 70 e poi arriviamo negli anni 80. Voi pensate che l'influenza incredibile dei film di Dario Argento nell'immaginario collettivo, l'influenza dei film americani proprio sui serial killer nell'immaginario collettivo. Mania. Ora noi non dobbiamo mai partire col nostro modo di gestire, lo vedo come uno spettacolo, per me può essere catartico, per me può essere disturbante, me lo vivo come un qualcosa che è semplicemente fiction. In personalità particolari può diventare invece un'induzione ad attivare un comportamento che è latente. Questo l'ha studiato Bandura, questo l'hanno studiato tantissimi studiosi del rapporto fra mass media e, diciamo, crimine. Ecco, rimanendo ai mass media, quanto è stata forte l'influenza dei mass media nel caso del mostro? Fortissima, non forte. Cioè, i mass media ad un certo punto hanno individuato i colpevoli
e hanno giocato in maniera pesante su quei colpevoli. Poi chi dava le notizie a questi mass media? Perché dava le notizie in quel senso lì? Voi sapete che Nino Filastò, avvocato storico del Vanni, ha addirittura denunciato Giuttari. Giuttari, peraltro, ottimo poliziotto, ottimo romanziere. E viceversa, sono denunciati. Quindi c'è veramente un coacervo di situazioni fra mass media, realtà, indagini, depistaggi, che rende questo caso uno dei più interessanti in assoluto dei serial killer mondiali. Assolutamente, perché è veramente imbricato e particolare. Secondo lei la storia delittuale finisce nell'85, la storia giudiziaria finisce con l'assoluzione di Pacciani, secondo lei? A parte che Pacciani... Cioè, quello che è avvenuto dopo l'assoluzione, allora, di Pacciani, il povero Pacciani ha una valenza oppure no? Dunque, dopo che nel 96 lui è stato assolto in primo grado, ciò che è avvenuto dopo... No. Forzature? Ci sono delle forzature e c'è la voglia di ricondurre il tutto a trovare un colpevole, perché poi c'era l'opinione pubblica che pressava. Certo. Beh, ricordiamoci che lì non si viveva più in quella zona. Certo. Era veramente pesantissimo. E addirittura diciamo che i compagni di merende era diventato una sorta di... è diventato ancora un modo di dire italiano. Pensate che influenza incredibile che c'è stata. Sì, probabilmente doveva fermarsi tutto con quella sentenza di primo grado, confermata poi in appello e in Cassazione, ma purtroppo non è stato così. Purtroppo così in Italia, perché in altri paesi dicono tranquillamente non l'abbiamo trovato. Allora, diciamo che in Italia vige questa regola, purtroppo, per soddisfare in qualche maniera l'opinione pubblica. Negli Stati Uniti Pacciani non sarebbe stato condannato, mai e poi mai, perché non c'è una sola prova provata che sia stato lui ad essere, diciamo, il vero mostro di Firenze. Mostro di Firenze e serial killer italiani. E differenze, analogie, come l'Italia, quanto questo fenomeno in Italia è stato... Allora, diciamo che non abbiamo molti serial killer in Italia, al punto che continuiamo a parlare un pochino sempre degli stessi. La domanda che tu mi hai fatto sul mostro di Firenze sottolinea in maniera proprio realistica questo dato, no? Meno male che è così. Ma il quesito che deve porsi un criminologo è: perché ci sono pochi serial killer in Italia e direi nell'area mediterranea, rispetto invece alle aree del nord Europa o agli Stati Uniti d'America? Io ho un'idea in proposito, che è un'idea che deriva molto dalla psicanalisi freudiana, ma anche degli sviluppi successivi della psicanalisi, per arrivare a Jung, per arrivare anche a Lacan. C'è il tema centrale del rapporto con la madre, rapporto emotivo, rapporto corporale. Il Mediterraneo ha un rapporto con la madre straordinario, stretto, un rapporto di pelle, un rapporto di anima. E sappiamo che questo rapporto con la madre fa crescere la capacità di empatia. Baron Cohen ha fatto degli studi straordinari sulla capacità di empatia. I serial killer sappiamo che hanno empatia zero, l'incapacità totale di porsi di fronte all'altro, di fare quello che il filosofo Paul Ricoeur chiama la riconoscenza dell'altro, il riconoscere l'altro. Io ti guardo negli occhi e scopro dentro di te chi sei, e in qualche maniera mi specchio e scopro chi sono io. Il serial killer non ha assolutamente la capacità empatica. Probabilmente dal punto di vista delle neuroscienze hanno alcune aree cerebrali, non voglio andare in un lombrosismo, in un post-lombrosismo, no? Di ritorno, però è chiaro che il neurodiritto e le neuroscienze stanno prendendo veramente campo anche nel diritto e nella criminologia. Immaginiamo che questi soggetti, classifichiamoli come vogliamo, la classifica di Palermo, quell'altro che volete, Mastronardi, fantastica la sua classificazione. Il tema che mi interessa è, però, questi individui sono natural born killer? Cioè sono nati naturalmente assassini, per rifarci un film di Oliver Stone? Ma probabilmente sì, ma non in senso genetico. Nel senso che alcune caratteristiche di funzionamento di alcune aree cerebrali, e mi riferisco per esempio alle aree della corteccia mediale frontale, al giro orbitale frontale, all'amigdala e altre aree dell'ipotalamo, senza approfondire troppo, li mettono in condizione, con un ambiente che stimola un certo tipo di comportamento, un certo tipo di evoluzione della loro personalità, di diventare poi dei serial killer. E questo è un mondo interessantissimo che dovremo per forza studiare negli anni a venire.
Ma tornando in maniera più specifica alla domanda, quindi ruolo sicuramente del rapporto con la madre come corpo e come anima, ruolo anche delle società, così come sono create, parliamo a questo punto di una sorta di geocriminologia, no? Le nostre società sono molto strette, sono molto calde, cioè il rapporto empatico esiste, ma anche nelle grandi città anomiche, Milano, Roma, Torino, quello che volete, in realtà i piccoli quartieri, i piccoli circoli creano delle situazioni molto calde in cui l'individuo ben difficilmente, a meno che non ci sia una psicopatia molto grave, un disturbo dal punto di vista psichiatrico rilevante, giungerà poi a delitti efferati come quelli, diciamo, dei serial killer.